Tezze sul Brenta, uno dei comuni del territorio più colpiti dal maltempo dei giorni scorsi, avvia una procedura per la richiesta di risarcimento danni. Non sarà semplice, dal suo canto il comune non possiede i fondi necessari per coprire tutti i danni e risulta fondamentale un supporto da Roma. Al proposito, l'amministrazione comunale si sta muovendo perché il tempo per inviare le domande stringe. Il sindaco, in videoconferenza con la Protezione Civile regionale, è riuscito a aprire un protocollo. Praticamente entro il 3 agosto dobbiamo cercare di sommariamente evidenziare tutti i danni sia degli edifici pubblici, privati, imprese commerciali e spedire tutto alla regione, che poi procederà a spedire a Roma il fascicolo. Questo per eventuali risarcimenti? Certo, naturalmente poi Roma deciderà se aprire lo stato di crisi, nominare quindi un commissario straordinario che poi procederà alla distribuzione di questi fondi. Siamo molto concitati e speriamo che veramente ci sia attenzione per questi gravi danni che hanno colpito il nostro territorio. Perché sono tantissime, immagino, le richieste che arrivano al comune da parte dei vostri cittadini. Sì, i cittadini continuano a chiamarci, continuano a chiederci aiuti, perché naturalmente tanti non hanno l'assicurazione, quindi anche se anche l'assicurazione sicuramente non potrà coprire al 100% tutti i vari danni che sono stati causati da questa terribile tempesta. E purtroppo il comune non ha tutte le risorse disponibili, non ha risorse disponibili per soddisfare queste richieste. Stiamo cercando su tutti i fronti di trovare una risposta positiva, perché comunque siamo molto impegnati e vogliamo dare un aiuto concreto ai nostri cittadini e speriamo che Roma, insomma, ci aiuti e ci senta.